qualche modo dovesse vincere, raccontare di nuovo la favola della Dorfmeister in qualche modo in questa gara in particolare. Poi invece una che vuole consacrarsi è Anna Karin Olofsson, la svedese protagonista ad inizio stagione anche con una doppietta. E quando fai doppietta nel biathlon vuol dire che hai qualcosa in più rispetto agli altri. Ci spieghiamo che cos'è la doppietta per chi magari inizia a seguirci per le prime volte. Doppietta vuol dire vincere nella sprint e vincere poi anche nel inseguimento. Proprio perché il risultato di questa gara sarà importante per capire i distacchi e la posizione di partenza nell'inseguimento che si disputerà, se non erro, nella giornata di sabato. Esatto, esattamente. Dario, c'è un dato interessante su Uschi Diesel. Uschi Diesel, quando nelle sprint parte con un numero di pettorale piuttosto basso, quindi compreso tra l'1 e il 6, in genere fa molto bene e vince. Tanto è vero che l'ultima sprint l'ha vinta partendo con il 2, la terz'ultima con il 4, la quart'ultima con il 4, la quint'ultima con il 6, non è un caso. Uschi Diesel ha bisogno di pensare il meno possibile alle avversarie e di poter fare la sua gara indipendentemente da quello che stanno facendo le altre. Ricordo l'indirizzo per scrivere email, diretta@eurosport.com. Poi, sicuramente a questo punto consideriamo anche Svetlana Ichmuratova, visto che ha vinto l'oro nella prima gara femminile del biathlon. Però il discorso che abbiamo fatto nel fondo, Massimiliano, vale anche per il biathlon, vale a dire nevica, neve umida, i materiali potrebbero contare o avere insomma una parte importante alla fine per decidere le posizioni migliori. Eh sì, e c'è una casa di materiali che con queste condizioni in genere ha qualche problema più delle altre. Adesso non stiamo a fare nomi, determinati atleti potrebbero essere in difficoltà, non certo Uschi Diesel, che è partita molto forte e 18 secondi di vantaggio su Kanne Meguro, che vi assicuro è una sciatrice di buon livello, sono tanti. Si vede subito della gran differenza, intanto siamo arrivati con le partenze alla Moldava Ciurina, poi abbiamo la Kong subito dietro, il discorso delle cinesi è sempre lo stesso, se trovano il poligono possono essere competitive. Intanto abbiamo il passaggio di Saskia Santer che perde 20 secondi da Uschi Diesel al chilometro 4. Ed è tanto. Allora, le cinesi molto bene sugli sci per tutta la stagione, male al poligono, però devo dire che nella prova individuale non hanno ottenuto grandissimi tempi, per cui non vorrei che la condizione non fosse più quella di gennaio-dicembre. Ovviamente questa prova ci spiegherà tante cose. Il discorso favorite, Wilhelm e Olofsson sono quelle che hanno fatto vedere le migliori cose in stagione. Hanno gli stessi materiali, stessa marca di materiali che utilizza anche Sandrine Bailly, che è la terza favorita, in quanto nelle sprint è un atleta sempre molto temibile, ha tempi di esecuzione al poligono abbastanza ridotti e è una di quelle che ha puntato tutto sulle Olimpiadi, tanto è vero che ha fatto diversi stage di allenamento qui a Cesana. Per quanto concerne le altre, attenzione a Martina Glagov, che con queste condizioni di neve potrebbe andare bene anche per i materiali che ha a disposizione. Però Martina Glagov non vince una sprint dal 2000 e questo non è un caso. Poi sicuramente le russe possono fare bene, oggi gareggia Olga Zaitseva, che non abbiamo visto nell'individuale, dovrebbe essere insieme a Shmuratova la russa di punta. Ovviamente i selezionatori russi hanno messo a riposo Anna Bogali, che era impresentabile nell'individuale come lo è stato per tutta la stagione. Un'Anna Bogali che 100 metri, l'unica che si è avvicinata a Uschi Diesel è Marcella Pavkocekova per la Slovacchia, ma paga 10 secondi, Uschi Diesel che ha avuto una partenza incredibile. Allora, pare dalle informazioni che ci arrivano che praticamente il caso riguarda martedì, una situazione di martedì ed è legata alla 15 km. Se è legata alla 15 km c'è il rischio che venga tolta la medaglia Olga Pileva, questo è davvero il primo vero caso di doping delle Olimpiadi. E senz'altro non fa bene al biathlon, che in genere era stato immune da questi problemi in passato. Quindi questo cosa comporta poi? Se il caso riguarda la gara in questione, cioè la 15 km individuale, Olga Pileva viene squalificata, Martina Glagov passa in seconda posizione e chi ha concluso in quarta posizione, ossia Albina Katova, diventa terza. Quindi la Russia perde un argento e guadagna il bronzo. Esattamente. Errore per Uschi Diesel e questo è già un errore importante. Intanto, allora, vediamo un po', questo primo poligono c'è già l'errore di Diesel, mi pare che la nevicata si stia anche intensificando. Uwe Mössingang passa la comunicazione a tutti gli allenatori tedeschi.
Allora, ci sono diversi problemi oggi al poligono. Innanzitutto la visibilità, perché con queste condizioni, con questa nevicata così fitta, è difficile riuscire a centrare il bersaglio e ad averlo proprio visivamente davanti. Poi, seconda cosa, il vento, perché c'è un vento che spira molto forte. Il poligono diventa decisivo. Io penso che questo errore di Usci Diesel non sia un risultato così negativo. Un 4 su 5 può essere buono con queste condizioni. Allora, seguiamo poi i vari passaggi. Katrin Appel ha 10 secondi di ritardo al chilometro e 4. Un'eternità per Katrin Appel, che sostituisce Andrea Henkel non senza qualche polemica. Andrea Henkel, che è stata quinta nell'individuale, però potrebbe scalare in quarta posizione. L'unica vicina, ma è un, come dire, è un eufemismo, è la Pavkovcekova, che è seconda al chilometro e 4 con 9 secondi e 8 di ritardo. Adesso vi segnaliamo anche quelli che sono i nomi più importanti da seguire, ma già ricordato il numero 27 di Kati Wilhelm, mentre c'è Sylvie Becker che si avvicina al poligono e ovviamente a questo punto rischia il biathlon, di cui non abbiamo avuto praticamente grosse notizie in questi giorni, spazio sui giornali italiani, rischia di diventare lo sport da copertina domani e non certo per un motivo insomma bello, ma per un motivo che getta fango ovviamente sul biathlon se verrà confermata questa situazione. Ripeto, Olga Pilieva non abbia superato un test antidoping, quello che giustamente viene effettuato in quanto lei è salita sul podio nella gara, la 15 km individuale, e come ben sappiamo è obbligatorio il controllo. Intanto Sylvie Becquert bene, questo è un ottimo poligono, sugli sci è più lenta della Diesel, però si avvicinerà alla tedesca, cioè andrà davanti alla tedesca, poi vedremo se manterrà il vantaggio nel secondo giro. Al primo poligono ha già sparato Saskia Santer, che partiva con un pettorale basso, una Saskia Santer che però purtroppo con il poligono ha sempre difficoltà, ha commesso due errori ed è staccata di 1 minuto e 10 secondi nei confronti di Sylvie Becquert. Bene anche Filippova, che commette un errore solo, dico bene perché ribadisco, con queste condizioni è davvero complicato sparare. Una gara di altri tempi in un certo senso, vedremo chi riuscirà a conquistare il successo. Ricordo che Martina Glagow, Livgrete Poirée e Sandrine Bailly, vincendo una medaglia d'oro in una prova individuale alle Olimpiadi, diventerebbero le prime della storia ad aver vinto un titolo mondiale. Qui c'è proprio Martina Glagow inquadrata, un titolo mondiale, la Coppa del Mondo assoluta e ovviamente la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Martina Glagow e Sandrine Bailly, tra l'altro, il titolo mondiale l'hanno vinto a pari merito in occasione dell'inseguimento di Kanti Masinsk, una delle gare più spettacolari dell'ultimo decennio, conclusa con una volata tra le due atlete, tra l'altro coetanee, classe 1979, che hanno concluso poi a pari merito, forse uno degli arrivi più belli nella storia del biathlon. Senza dubbio, senza dubbio. Allora, con l'errore di Usci Diesel, la Becquer al momento è in vantaggio dopo il primo poligono, però Dario, a parte Sylvie Becquert e Marcella Pavkovcekova dalla Slovacchia, che dopo il primo poligono è in seconda posizione con 3 secondi di distacco dalla Becquert, non ci sono atlete con 0 errori, il che significa che 2 atlete su 10 hanno sparato bene. Questo è un dato abbastanza significativo, un dato che ci conferma che oggi il poligono è davvero decisivo, perché chi riuscisse nell'impresa di concludere con un 10 su 10 scalerebbe tantissime posizioni in classifica. Eccola qua la campionessa olimpica del 2002, Kati Wilhelm, grande protagonista della stagione fino a questo momento, soprattutto in termini di piazzamenti, regolarità, podi, ricorda molto Magdalena Wallin Forsberg. Siamo molto vicini, praticamente la Coppa del Mondo generale è già nelle mani di Kati Wilhelm, che quindi succederà a Sandrine Bailly e diventerà la seconda tedesca nella storia dopo Martina Glagow a vincere la classifica assoluta. Qui c'è la Con che arriva al poligono, chissà che le cinesi con queste condizioni lo sparino bene, a differenza di altre occasioni. È chiaro che quando le condizioni al poligono sono così complicate e iniziano a sbagliare anche quelli in genere precisi, forse gli atleti con più forma sugli sci stretti, meno precisi al poligono, potrebbero avere anche un vantaggio, però insomma sono tutti discorsi che poi vanno rifatti al termine della gara per capire davvero qual è stato il reale andamento della competizione. Kong bene per ora comunque.
lenta ma bene. Ma d'altronde oggi è una gara dove il risultato può essere davvero molto sorprendente. E le cinesi ovviamente ti tirano fuori il poligono che non ti aspetti, 5 su 5 per Kong. Poi siamo su Catherine Appel che ha un tempo leggermente migliore rispetto a quello della Kong, anche se deve ancora iniziare a sparare. Vediamo Catherine Appel. Catherine Appel inizia a sparare in questo momento, la regia purtroppo stacca un attimo, ma sta sparando bene, arriva l'errore sul quarto bersaglio e quindi giro di penalità anche per lei. Germania che parte male, adesso dobbiamo aspettare la Wilhelm. Per quanto riguarda le tedesche, dobbiamo aspettare prima la Glagow della Wilhelm che parte col 25, la Glagow ovviamente, e quindi attenzione perché gara che è difficile per noi commentarla dopo la notizia che in qualche modo subito ha dato una mazzata incredibile alla giornata. Da questo punto di vista adesso aspetteremo nuovi aggiornamenti. Sì, è difficile per noi commentare anche perché la compagna di allenamento di Olga Pileva è Svetlana Shmuratova, loro si allenano a parte, non con lo staff della nazionale russa. Chiaramente se hai sospetti su Pileva automaticamente ti verrebbe da averli anche per Shmuratova e quindi insomma il risultato della prima gara viene messo in discussione, anche perché Pileva e Shmuratova hanno fatto davvero la differenza soprattutto al poligono. Shmuratova è andata forte anche sugli sci, insomma senz'altro non un bel biglietto da visita per il biathlon. Allora intanto vedete che continua a nevicare, adesso vi diamo aggiornamenti sul caso Pileva. Allora, vi do la prima versione, quella della Russia. La Russia ha fatto sapere che la trentenne medaglia d'argento non è presente perché è ammalata. Questo vuol dire che non potrà comunque partecipare ovviamente alla gara in seguimento. Per quanto riguarda il CIO invece, il CIO parla di sospensione da parte dell'atleta. Oggi pomeriggio ci sarà una sorta di conferenza stampa o comunque comunicazione da parte della commissione disciplinare del CIO e si aspetta dunque qualche dichiarazione da parte del vicepresidente Thomas Bach, il tedesco, che tra l'altro è stato appena eletto, se non sbaglio, proprio nella corsa con Pescante, e quindi si parla di sostanza stimolante. Questo per quanto riguarda le prime informazioni che arrivano a noi. Vento quasi assente, ma davvero le condizioni sono molto problematiche al poligono. Adesso ci concentriamo su sci diesel. Pare che la sostanza trovata nel sangue di Olga Pileva sia uno stimolante che era presente in una concentrazione anomala e nettamente superiore alla norma. Poi vedremo se ci arriveranno altre notizie o agenzie, ovviamente vi renderemo conto di ogni novità. Intanto Diesel commette un errore grave nell'economia della gara. Seguiamo, poi quando avremo un buco, Massimiliano, ci dai il quadro delle situazioni analoghe che ci possono essere state nel biathlon. Doppio errore per Uschi Diesel, il 6 non porta fortuna. Comunque io sottolineo una cosa. Esatto, di controlli ne sono stati fatti pochi nel biathlon, vengono praticamente testati solo i migliori 5. Sulla carta potrebbe essere anche un invito a caricarsi e mi fermo qui. E lo dico da uno che ha fatto l'atleta, punto. Andiamo avanti però a seguire la gara che è la cosa più importante. Sì, intanto Dario, Kong in testa al primo poligono con 5 secondi su Bekert e 8 su Pavlyuchenkova. Pochi atleti con 0 errori, Oksana Kostenko e poi nessun'altra. Segno che il poligono è davvero complicato, su 17 atleti solo 4 non hanno commesso errori. Ma d'altronde lo vediamo insomma abbastanza facilmente. Caterina Dafoschka, attenzione perché la Dafoschka sappiamo aver vinto una medaglia a Nagano e forse questa non è la gara giusta per lei come format, però oggi può essere giusta per chiunque, soprattutto per le outsider. A me viene in mente il gennaio 2003 in cui Dafoschka sembrava l'erede di Magdalena Forsberg, ti ricordi? Era praticamente raggiungibile per tutte.
è passato un po' di tempo da quel gennaio 2003, però qui spara bene e rischia di andare vicino alla Kong. Dovrebbe andare al comando Caterina da Posca. Glauco da Rimini all'indirizzo diretta @eurosport.com dice: vorrei sapere se la carabina è di misure predefinite o se è possibile personalizzare qualche componente, qualche lunghezza deve avere la canna. Chiaramente ci sono dei dati che devono essere rispettati, però si può personalizzare. La Glago, Massimiliano. Sì, la Glago è partita piano, paga 16 secondi nei confronti di Diesel dopo i 2,2 km, però tutte erano molto staccate, la più vicina a Diesel era Kong a 11 secondi. Per la carabina il peso minimo deve essere di 3,5 kg, però può pesare anche di più, ma non di meno. Il calibro del proiettile è 22 e sono carabine di piccolo calibro. Ovviamente sono carabine a fuoco, cosa possiamo aggiungere ancora? No, la lunghezza della canna è prestabilita. Intanto qui la regia si perde un po' i bersagli della Becker, che adesso vengono ritrovati. La da Posca è seconda con 2 secondi e 3 di ritardo, mentre la Wilhelm rispetto alla Diesel ai 2,2 km ha 7 secondi di ritardo. Sì, Diesel una gara a parte, solo che poi ha sbagliato al poligono, le altre più in difficoltà. Adesso c'è Glagov, se non sbaglio, al poligono, vediamo. Sì. Vediamo anche la situazione, allora Saskia Sante, ricordiamo che ha commesso due errori al poligono e è in ritardo. Adesso la Glagov però, seguiamola, senza errori la Glagov che va vicina al tempo di Kong e da Posca. E Glagov che a questo punto dovrebbe essere medaglia d'argento dell'individuale, segno che è andata molto vicino a completare quella tripletta Olimpiade Mondiale, Coppa del Mondo. Comunque, senza errore anche Olupkov al primo poligono. Glagov che ha 5 decimi di ritardo dalla Kong. Kong che però sicuramente è più a rischio nel secondo poligono rispetto invece alla Glagov. Pavkochekova per un risultato molto, molto importante. 10 su 10, sì. Massimiliano, diamo l'aggiornamento di Saskia Santer dopo il secondo poligono. Sì, andiamo a dare l'aggiornamento di Saskia Santer mentre sta sparando Kati Wilhelm. Apre bene da destra la Wilhelm. Per Saskia Santer è arrivato un altro errore, il totale fa 3, il distacco da Bekert 1 minuto e 21 secondi. Ha un gran tempo sugli sci la Wilhelm per passare in testa, non ha commesso errori. Kati Wilhelm, portabandiera della Germania nella cerimonia di apertura, e potrebbe aprirsi la sua Olimpiade proprio in questa gara dopo che nell'individuale era partita bene con i primi due poligoni, poi si è persa. Si è persa, però se facciamo i conti, dopo due poligoni praticamente aveva percorso 6 km, poi ne ha percorsi altri 3, quindi dopo 9 km era in testa. Questa gara di 7,5 sulla carta è la favorita. Eccola qua la campionessa olimpica della gara individuale, Svetlana Ichmuratova, premio alla carriera l'abbiamo definito. Allora Valentina chiede perché partono una alla volta, perché questa è la gara con partenza ad intervalli, partono ogni 30 secondi e il tempo viene preso ad ogni passaggio, considerando anche le penalità che comportano un giro di penalità. Allora Pavkochekova dopo due poligoni è in testa con 3 secondi di vantaggio su Bekert. Adesso Kong sta iniziando a sparare, se esce con 0 da questo poligono va davanti, però arriva già il primo errore, per cui difficile che possa rimanere in testa. Comunque buona prova di Kong finora, non può più permettersi errori in ogni caso. Appel ai 4,7/5 con 28 secondi dalla Kong. Bai veniva data dalle informazioni che qualcuno ci ha dato come quota per scommettere, davvero una quota molto interessante, a 10 addirittura veniva data oggi. Sì, e secondo me una Bai a 10 va sempre presa. Altre atlete senza errori dopo il primo poligono, Martina Linarova o Yasikova che dir si voglia. 20 secondi di distacco nei confronti di Kati Wilhelm, che a sua volta ne ha 7 nei confronti di Kong. Wilhelm che ha fatto davvero la differenza. Apre per andare in testa, però in genere se sono in piedi per lei sono sempre un problema. Seguiamola. Mentre intanto Marco da Firenze dice: grazie alla diretta audio sul sito di Eurosport posso sentire le vostre telecronache in diretta col mio computer dal lavoro. Grazie per la vostra fantastica organizzazione. Sbaglia intanto Katrin Appel al quarto bersaglio. Guardate quanto ha rischiato anche sull'ultimo la Appel. Allora all'indirizzo di sito www.eurosport.com/it potete trovare tutte le notizie della nostra redazione online, ma soprattutto potrete anche seguire le Olimpiadi online se non avete vicino con voi un televisore. Natalia Levchenkova senza errori dopo il primo poligono, ricordiamo che Levchenkova ha concluso nelle prime 10 posizioni in individuale raggiungendo il miglior risultato in carriera, atleta
di nascita russa e di crescita agonistica russa, che però gareggia con la Repubblica di Moldavia. Allora, arriva un'ulteriore conferma, come dire, l'email è veramente qualcosa di incredibile come mezzo. Davide Marchi da Anjari, Verona, dice: la ARD, la televisione tedesca, che è particolarmente interessata vista la posizione della Glagova, ha intervistato il presidente Ibu, che ha parlato di giorno triste per il biathlon. Oggi pomeriggio daremo comunicazione, queste le parole ufficiali, ma vi posso già dire che sfortunatamente avremo una squalifica, una dichiarazione diplomatica che i tedeschi, dice Davide, hanno già tradotto in argento per Glagov. I tedeschi in un servizio hanno messo anche loro l'accento sul fatto che Pileva e Ichmuratova si allenano insieme. Noi che siamo sempre in contatto con i tedeschi sapevamo questa cosa, infatti ve l'avevamo detta in precedenza. Anders Besseberg è l'uomo che ha parlato in precedenza. Mini spot. Allora Dario, dopo 2 km 200 metri, buon tempo per Brankovic che paga 8 secondi nei confronti di Diesel, quindi sugli sci positiva prova per la slovena. Al primo poligono non ci sono inserimenti di rilievo, mentre Martina Glago va ai 4 km 2, sta perdendo qualcosa nei confronti di Kong e paga 3 secondi e 2 decimi, però Kong ha sbagliato l'ultimo poligono. In effetti la considerazione di Erdő sul fatto che Ichmuratov e Pileva si allenano insieme, separate dal resto della squadra russa, automaticamente è venuta in mente anche a me, è stata la prima cosa a cui ho pensato, devo essere onesto. È chiaro che tutto questo caso getta ombre sul risultato dell'individuale, non c'è dubbio. Paola D'Alegnano dice: ho avuto la conferma invece di quanto sia veramente signore Sven Fischer, al termine della sprint da lui dominata ha avuto anche il tempo e la delicatezza di andare a consolare il rivale sconfitto Ule Einar Bjørndalen. Ma Fischer, l'ho sempre detto, è un grandissimo signore, io l'anno scorso mi sono spezzato una gamba, appena mi ha visto è subito venuto da me per sapere come stavo, cosa stavo facendo, si è fermato lì a parlare, per cui voglio dire è verissimo, non mi ricordavo questo episodio. Sia lui che suo papà sono due persone straordinarie. Brankovic con un ottimo tempo al primo poligono. Lei solitamente spara bene, apre da destra, c'è anche Anna Karin Ulofsson che quindi è arrivata sulla Brankovic. Sì, è arrivata sulla Brankovic, Olofsson, che però aveva 4 secondi di vantaggio su Brankovic. Errore all'ultimo bersaglio per la Brankovic, giro di penalità, apre male anche la Olofsson. Sandrine Bailly con un grandissimo tempo dopo 1,7 km, meglio di Uschi Diesel. Attenzione alla francese che oggi è davvero una brutta cliente per tutti. E chi l'ha presa ha fatto bene. Intanto andiamo a vedere dove si va a inseguire Brankovic, che comunque sugli sci stava andando forte e... aspettiamo il secondo poligono, a questo punto Martina Glago mentre sbaglia da Fosca. Insomma, purtroppo cominciano ad arrivare messaggi un po' ovunque sui nostri cellulari, anche per chi ha il numero e anche sull'email, che dicono insomma sarà l'unico caso quello della Pileva. Non lo so, vedremo, però è un caso che desterà molto molto clamore. Intanto dopo due poligoni sempre in testa Pavkocheko, va seconda e Beckert, però attenzione che la Kong con un errore e sui tempi di Pavkocheková, per cui nell'ultimo giro può sopravanzare sia la slovacca che la francese Beckert. Andiamo a vedere come partita anche Michela Ponza prima di arrivare al primo poligono. Grandissima partenza di Michela Ponza, che finalmente affronta di petto una prova sugli sci stretti. Settimo tempo a 7 secondi dalla Diesel, tanto per intenderci, dopo 1,4 km a 9 secondi di vantaggio su Martina Glagov, non proprio l'ultima arrivata. Adesso arriva la conferma anche dalla squadra russa, che conferma che è stata sospesa Olga Pileva per il già citato caso. E allora, altra informazione, un portavoce della squadra russa ha detto che è stato trovato è stata trovata traccia di quello stimolante nel campione A, bisogna aspettare il campione B e bisogna aspettare questo poligono del Glagov nella seconda serie, vediamola un po'. Pavkocheková al comando, ma Glagov sbaglia, però errore di Martina Glagov, vediamo, deve reagire qui, ha reagito ma è un errore che le potrebbe costare forse anche la medaglia d'oro. Adesso bisognerà aspettare la Peretto, Massimiliano, un buon intermedio anche per lei, come per Michela Ponza, lei che solitamente non è velocissima sugli sci. Tutt'altro, però in genere Peretto tiene bene per un giro e mezzo, poi va in crisi sul finale. Katy Willem con un tempo incredibile, e se non sbaglia è oro. Vediamo, o meglio, un po'. È podio, poi vedremo se sarà oro o un altro metallo.
sbaglia l'ultimo, quindi per il back to back aspettiamo. Aspettiamo per il back to back, vuol dire vincere. Intanto anche abbiamo visto Michela Ponza al poligono. Michela Ponza, adesso vediamo. Non è ancora passata, non è ancora transitata. Transita adesso senza errori con il terzo tempo. Terzo tempo per Michela Ponza con soli 10 secondi di ritardo. Dalla Guisdon che ha sparato praticamente 30 secondi prima di Michela e da 4 secondi di vantaggio su Kati Wilhelm. Le condizioni stanno migliorando però, le condizioni atmosferiche. E questo potrebbe essere un vantaggio per le ultime atlete a partire. Tra l'altro le norvegesi hanno scelto tutte numeri di pettorale alti. E potrebbe essere una lotteria indovinata. Ishmuratova e Bailly, tutte e due insieme a sparare nella serie a terra, ma soprattutto vuol dire che Bailly sugli sci va davvero veloce, ma al poligono la Ishmuratova riesce a chiudere molto bene e dovrebbe andare al comando dopo la prima serie. Sì, intanto al secondo poligono Wilhelm è prima con 35 secondi di vantaggio su Martina Glagova e 40 su Pavkočekova. Bailly sbaglia, questo è un errore importante, Bailly aveva un tempo straordinario, come ce l'ha Ishmuratova che va davanti a tutte le altre con 2 secondi di vantaggio su Guisdon. Michela Ponza ha dalla Ishmuratova 12 secondi di ritardo. Abbiamo Michela Ponza assolutamente in gara, solo un'annotazione. Vi ricordate come la Russia è sempre in mezzo comunque alle polemiche? Tu 4 anni fa per il caso, a loro avevano ragione sul pattinaggio, però avevano torto marcio per quanto riguarda il fondo. Non mi fare parlare perché io ho troppi elementi e poi rischierei magari querele. Posso dire che non mi stupisco e mi fermo qui. Comunque sia, è la notizia purtroppo, dico io, aggiungo, del giorno per lo sport del biathlon. Ma adesso io vorrei aggiungere una cosa. Olga Pileva è un soggetto che ha sempre sparato sentenze su compagne e su avversarie. Quando Liv Grete Poirier vinse la Coppa del Mondo dichiarò: ha vinto solamente perché aveva una marca di sci migliore della mia. Ha preteso di cambiare gli sci, è passata la marca di Liv Grete Poirier e non ha più vinto niente. Apri intanto al comando sulla conga al traguardo. Ha criticato le compagne quando le battevano perché avevano materiali migliori dei suoi. Quando Cepalova ha dichiarato passerò al biathlon, lei è intervenuta dicendo: non è che se vai forte sugli sci sei brava anche nel biathlon. Insomma, senz'altro non un personaggio amato nel mondo del biathlon, da nessuno, neanche dai suoi tecnici e dai suoi connazionali. Questa senz'altro non è una bella fine per la sua carriera. No, e tra l'altro forse a questo punto potrà anche non sparare mai più, in tutti i sensi. Intanto Baverel, dopo un poligono, un tempo straordinario sugli sci, 8 secondi di vantaggio su Ishmuratova. Baverel, che per quanto riguarda il poligono, probabilmente forse anche la migliore biatleta. Sugli sci stretti non è mai stata tra le migliori 40, per cui una gara finora in controtendenza con i valori passati. Però c'è un motivo, le condizioni stanno migliorando minuto dopo minuto e le atlete che sono partite dopo hanno un vantaggio evidentissimo nei confronti di quelle che hanno scelto un numero di pettorale basso. Ecco, però Massimiliano, mi viene da fare una considerazione generale. Mentre la Pereto è terza pari merito con la Guizon ai 2,5 km, in Coppa del Mondo arrivano dei risultati e c'è da dire una cosa però, che se le Olimpiadi sono tutte queste sorprese, forse davvero, come qualcuno anche ha scritto sui giornali oggi, è perché i controlli, soprattutto nelle discipline di fatica, cominciano a dare il loro effetto, diciamo così. Sì, questo è possibilissimo, non metto assolutamente in dubbio la tua analisi della situazione. Questa comunque è una gara falsata dalle condizioni atmosferiche, mi dispiace dirlo. Tutte quelle che hanno pescato un pettorale tra l'1 e il 20 faticheranno a rimanere nelle prime posizioni. Adesso sta spuntando il sole, la pista si velocizzerà e vabbè. Quindi potrebbero davvero cambiare completamente le situazioni. Intanto Lina Petrova al poligono, mentre aspettiamo nuovi aggiornamenti importanti. Vedete, la Wilhelm è al comando al secondo poligono, ma dobbiamo aspettare qui Michela Ponza. Speriamo possa venire un buon risultato. Certo che la Wilhelm comunque ha fatto la sua gara. Ha fatto una grandissima gara Kati Wilhelm, che è partita con il 27, però altre atlete avevano un passo superiore. Sandrine Bailly, ad esempio, pur avendo sbagliato al primo poligono, aveva 7 secondi di distacco dalla Wilhelm e in questo secondo giro guadagnerà. Wilhelm che sta per arrivare al traguardo e farà segnare il miglior tempo. Wilhelm che ha 44 secondi di vantaggio su Martina Glagov e penso che possa incrementare in questa parte finale della gara. Glagov è lì davanti a Wilhelm, è praticamente 17 secondi davanti a Wilhelm, ho visto il cappellino che spuntava. Infatti partivano con un minuto di differenza l'una dall'altra. Natalie Santer è decima ai 2,2 km al tempo della Kong sugli sci. Allora il
quello mi arriva un'ulteriore conferma di quello che vi stavo dicendo. Il test A è risultato positivo, adesso bisogna aspettare la controanalisi in buona sostanza. Vedremo, intanto Livgrete Poiré con il pettorale numero 69 parte col sole, avrà condizioni eccezionali. Olofsson comunque, se non sbaglia, è nettamente davanti, Olofsson che spara meglio però a terra rispetto alle sessioni di tiro in piedi, che ha commesso un errore nella prima serie. 2 su 2 e rifiata, centrato anche il terzo in pieno. Il bersaglio è più largo della serie in piedi, lo ricordo, 11 cm e mezzo di diametro rispetto ai 4 e mezzo a terra. 5 su 5 è medaglia sicura per Olofsson. Eh sì, e invece Kativilen per l'errore commesso al secondo poligono rischia di non salire sul podio. E qui c'è la gioia chiaramente dell'allenatore svedese. Sì, di uno degli allenatori svedesi. Un vantaggio di Olofsson nei confronti di Vilen praticamente di 15 secondi. Bene Olofsson, però attenzione che devono ancora sparare al secondo poligono Bailly e poi tutte le norvegesi. Becker la vediamo ancora lì nelle prime posizioni, ma arriva la da Posca a inserirsi subito alle sue spalle. Abbiamo la Linarova che è in buona posizione, subito alle spalle praticamente della Wilhelm. Sì, mentre all'arrivo in testa Katrin Appel, che ha commesso 2 errori al poligono, davanti alla Kong che di errori ne ha commesso 1, poi Pavkocekova e Bekert, le prime 4 in 8 secondi. Akatova avvicina il tempo di Florence Baverel. Certo che davvero è una gara tutta diversa, perché la Baverel che va in testa è la dimostrazione di come davvero tutto cambia. Sì, e anche il fatto che Akatova sia su questi tempi, andando più veloce di gente come Wilhelm, eccetera, è segno che le condizioni atmosferiche hanno condizionato oltremodo questo risultato. Le tedesche non hanno fatto la scelta giusta. No, hanno sbagliato. E secondo me Martina Glagov e Kati Wilhelm sono state autrici di una grandissima gara, però pagano il fatto di essere partite con un numero di pettorale basso. È sfortunata anche Michela Punza, perché Michela è partita con condizioni buone, Dario, perché guarda, non come quelle di Livgrete Poiré. Sì, non come quelle di Livgrete Poiré, però rispetto alle altre può essere contenta. 42 il numero di pettorale di Michela. Al traguardo abbiamo al momento Wilhelm e Glagov separate da 48 secondi. Sì, 46 dicono 46, qui. 46. E Guisdon ha commesso un errore e se no sarebbe andata in testa. Errore al secondo poligono, mentre c'è Nikulcin al primo poligono che ha già sbagliato, 2 errori. Attenzione perché Nikulcin aveva un tempo incredibile a questo punto. Gara in rimonta per lei, però questo è un atleta molto forte sugli sci che al poligono ha sempre qualche difficoltà. Michela ha commesso un errore purtroppo al secondo poligono. Sì, ma un tempo ugualmente eccezionale, guarda, rischia di andare davanti a Glagov dopo il secondo poligono a parità di errori. Oggi viene arriva un bel risultato per Michela. Ichmuratova, anche per lei il secondo poligono. Guarda che tempo. Per andare in testa con ampio margine. Mamma mia. E a Katova Dario quest'anno sta sparando benissimo, perché ha delle percentuali bulgare, mi verrebbe da dire. Praticamente 89%, ma in piedi è a 93, ha qualche problema in più a terra. Sbaglia l'ultimo, questa volta la Ichmuratova concede qualcosa, mentre la Linarova al traguardo è davanti alla Glagov per 3 secondi. Eh sì. Allora, a questo punto bisogna aspettare, come abbiamo visto, la Ichmuratova, bisogna aspettare anche la Olofsson. Adesso intanto c'è la Bailly che sbaglia ancora. E comunque se non sbaglia più può andare ugualmente in testa, perché sugli sci ha un passo superiore rispetto a tutte le altre, Olofsson compresa. Che gara Sandrine Bailly. Attenzione Florence Baverel, importantissimo, era in testa dopo il primo poligono ed è una grandissima sorpresa il fatto che sia in questa situazione. Ha un ottimo tempo, però anche un errore potrebbe pagarlo caro. Però guarda, in testa andrà Bailly o comunque sarà vicino a Olofsson. Baverel può davvero ottenere il miglior tempo. Un ordine strano come sequenza per Florence Baverel. Mamma però mia. Chiude la serie senza errori e va in testa con una ventina di secondi di vantaggio, forse qualcosina meno, ma siamo giù di lì insomma, ed è una grandissima sorpresa. Sono cambiate le condizioni di gara, purtroppo ho notato questo fatto immediatamente. È una gara falsata, non c'è niente da dire, però insomma la fortuna è una componente in tutte le discipline sportive, anche nel biathlon,
in questo caso tutte le ragazze che hanno scelto un numero di pettorale elevato saranno avvantaggiate. Buon per Divgrete Poiré, vedremo se vincerà questa medaglia. Qui siamo su Martina Glagov, che la situazione l'ha capita bene e sa che oggi ha perso una chance importante. Michela Ponza al secondo poligono è settima con 46 secondi e 2, la Bahia è quinta con 30 secondi e mezzo di ritardo. C'è la Zaitseva, sì, ma guarda che tempo Zaitseva, e anche Efremova senza errore. Attenzione ad Efremova, che quest'anno è già salita sul podio in una gara di Coppa del Mondo. Insomma, Tiorom, Zaitseva, adesso dobbiamo vedere cosa ha fatto al poligono, al primo poligono. Vediamo un po', Tiorom che... aspettiamo. Tiorom che ha sparato in questo momento, 0 errori e 14 secondi di distacco nei confronti di Baverel. Ecco, a questo punto Tiorom, Massimiliano, poi la Poiré... La Zaitseva stessa, guarda Zaitseva. Che tempo. Va... appena dietro alla Akatova e alla Efremova, davanti alla Ishmuratova invece la compagna di squadra. Carlo dice: nello sci di fondo e nel biathlon i materiali degli sci fanno la differenza come nello sci alpino. E come? Senza dubbio. E come? Intanto al traguardo, inquadrata in precedenza dalla regia, è arrivata la Liu, che si è collocata in seconda posizione. Tanto quindi Vile in prima, Liu seconda, Linarova terza, Glagov quarta. Però ci saranno tanti inserimenti. Attenzione, Caterina Ivanova ha un tempo straordinario. Ma Massimiliano, scusa, doveva proprio essere che tutte le tedesche partissero lì davanti? Un errore del capo allenatore Uwe Mussing, che oggi davvero merita una stregliata, perché non aveva senso farle partire tutte con il primo gruppo e il secondo. Però pagherà le sue scelte e renderà conto a qualcuno. Ivanova, che è già salita sul podio in una sprint che assegnava la medaglia mondiale, arrivando terza ad Obero, qui si presenta con un ottimo tempo, se non commette errori può andare davanti. Ivanova, atleta che ha avuto numerosissimi problemi negli ultimi due anni, vediamo se pesca il jolly oggi nella gara più importante della vita, forse. Vediamo che Natalie Santer al numero 52, andiamo a vedere il primo poligono di Natalie Santer per dare un aggiornamento sulla situazione. Intanto c'è allora... l'errore di Ivanova, due errori per Ivanova. Beh, Natalie Santer avrà delle ottime condizioni oggi, speriamo che ne possa approfittare. Adesso vediamo l'aggiornamento, aspettando ovviamente anche Livgrete Poiré. Natalie Santer ha commesso un errore. Intanto Olofsson va a far segnare il miglior tempo con 16 secondi di vantaggio nei confronti di Kati Wilhelm. Vediamo se Anna Karin Olofsson riuscirà laddove ha fallito anche Magdalena Forsberg, ossia conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Forsberg, l'atleta più vincente di sempre nella storia della Coppa del Mondo, ma mai un successo alle Olimpiadi. Attenzione che sbaglia Livgrete Poiré, errore per lei. Sì, ma guarda che tempo che aveva. Se lo può permettere l'errore. Ricordiamo che lei praticamente sembrava designata per vincere l'oro nella gara individuale e invece è crollata proprio nell'ultimo appuntamento col poligono. Sì, adesso in quest'ultimo giro dovremo seguire Baverel, che aveva ai 6,4 km 12 secondi di vantaggio su Olofsson, 21 su Nazarova, 26 su Bahi. Impressionante la gara di Baverel, che sugli sci davvero ha sempre avuto difficoltà, ma oggi ha tirato fuori la gara della vita. Livgrete Poiré che avrà 15 secondi probabilmente di ritardo, qualcosa meno magari rispetto alle migliori. A questo punto ricordiamoci anche di Zaitseva. È arrivata Shmuratova, anzi sta arrivando Shmuratova, che ai 6,7 km aveva un distacco di 41 secondi da Baverel. Bahia 23 secondi e ha davanti anche Nazarova, che ha 21 secondi di distacco da Baverel. Mini spot. Power Sport Enerbit. Sport your life. Massimiliano, la Baverel perde davvero spiccioli dalla Olofsson sugli sci. Incredibile, comunque. Akatova per andare in testa, Akatova che a questo punto dovrebbe essere la medaglia di bronzo della prova individuale. E quindi potrebbe arrivare un'altra. Guardate che poligono, Akatova è una delle atlete più precise del circuito. Chiude anche l'ultimo. Chiude anche l'ultimo Akatova e va in testa dopo il secondo poligono su Florence Baverel.
Tanto ci segnala Enrico da Savigliano che Stefani Santer ha augurato alle sorelle di comportarsi, di dare il loro meglio, soprattutto al poligono. Stefani Santer sostituita dalla Paluselli proprio nella gara odierna per la caduta a Davos. Può già camminare, ha già rimesso gli sci, però l'Olimpiade non la vedrà in gara. Albina Katova 5 secondi di vantaggio dopo due poligoni, mentre qui spara Zubrilova, che non aveva sbagliato nella prima sessione e finora non sta sbagliando neanche in questa, per andare a far segnare un tempo vicino da Katova. Può giocarsi anche lei le chance, mamma mia, la Zubrilova senza errori, e a questo punto può anche lei andare in medaglia se tiene nell'ultimo giro. Nazarova ha perso qualcosa nel finale, non riesce a rimanere davanti a Wilhelm, però una buona prova per lei che ormai in questa stagione spesso e volentieri tra le prime 10. Olga Nazarova, atleta che gareggia per la Bielorussia, tanto... ma in realtà è russa. Bene anche Ponza, che è quinta. Tanto Michela Ponza arriva al traguardo, che si inserisce al quinto posto nell'inseguimento. Massimiliano, se c'è questo ritardo, potrebbe fare una buona gara Michela. Sì sì, su quattro poligoni può dire la sua senza dubbio. Allora Bishmurato va all'arrivo e dovrebbe essere attorno alla quarta posizione, va sui tempi della Liu. È davanti a Michela Ponza, sì, ce la passa davanti alla cinese. E a breve arriveranno anche le francesi, anzi, praticamente 20 secondi dopo Shmuratova, anzi, già dietro Shmuratova, Bailly. Sandrine Bailly che a questo punto dovrebbe farcela a stare al secondo posto davanti alla Wilhelm. E Baverel molto affaticata sta concludendo la sua prova, adesso la regia inquadra Bailly, ma Baverel è dietro e potrebbe rischiare di... va davanti. Florence Baverel va davanti alla Ulofsson pur perdendo circa 6 secondi, forse anche meno, 6 secondi perdeva rispetto all'ultimo rilevamento. Florence Baverel batte la Ulofsson, il mondo del biathlon sotto sopra. Senza dubbio, Baverel non ha mai vinto in carriera, tanti podi per lei, uno anche quest'anno, non in uno sprint ovviamente, in una gara individuale che è quella che meglio si adatta alle sue caratteristiche. Oggi ha approfittato delle condizioni favorevoli, ma io non festeggerei ancora perché tanti atleti possono andarle davanti, tra cui questa, Lidia Fremova. È un gran tempo, arriva sulla piazzola sotto i 15 minuti al secondo poligono. Ricordiamo che anche la Katova è davanti a Florence Baverel. E la Zubrilova è poco lontana. Ai mondiali juniores di Fornia-Voltri del 97, se non erro, c'era una staffetta russa composta da Efremova, adesso ucraina, Nazarova, adesso bielorussa, Ivanova, adesso bielorussa, Levchenkova, adesso che gareggia per la Moldova. Insomma, per la Moldavia, scusami. Sono cambiate tante cose. È cambiata anche qualcosa per la Russia, perché la Pileva è ormai sull'orlo della squalifica. Attenzione che se prende questo può andare davanti. E lo prende, non va davanti perché non ha il tempo per farlo, ma comunque si inserisce sicuramente davanti alla Zubrilova. Sai cosa ti dico? Che è molto dura per Baverel non solo vincere, ma addirittura salire sul podio, perché Livgrete Poiré nel secondo giro sta andando come un treno, e se non sbaglia nel secondo poligono potrebbe essere un atleta in grado di puntare alla vittoria, mettiamola così. Allora, non diciamo nulla traduco, più. Traduco da Lambesi, è l'unica atleta che può dare giustizia a questa gara. Anche Linda Tioron. E Zaitseva. Vediamo Zaitseva, anche lei potrebbe dare in qualche modo una dimensione diversa a questa gara, però è più in ritardo sugli sci. E però sai, se non sbaglia ancora in gara, poi nell'ultimo giro, sapendo il tempo delle alte, può regolarsi di conseguenza. C'è proprio il sole adesso ormai. Vediamo l'ultimo, non sbaglia la Zaitseva, e quindi anche lei, comunque sono molto vicine, sarà una gara individuale sicuramente molto aperta. La Katova intanto è alle spalle della Baverel, questo è abbastanza clamoroso Massimiliano. Si sta soffrendo in quest'ultimo giro Albina Katova, incredibile. Comunque il premio Pinocchio di giornata se lo prende Uwe Mussinger, il capo allenatore dei tedeschi, che con quattro atlete del calibro di Diesel, Appel, Glagow e Wilhelm non le può far partire tutte nelle prime 25. Cioè, non esiste. Scusate, io rido perché Ambesi vuole fare il capo allenatore dei tedeschi ed è furibondo, non potete vederlo. Io te l'ho detto prima, no? Non aveva senso fare le partite tutte lì. Ma con un patrimonio umano a disposizione come quello della squadra tedesca, non puoi far partire quattro atlete nelle prime 25. Ma penso che anche un bambino di 8 anni arrivi a capire questa cosa. Adesso vediamo
se prenderanno delle conseguenze, se fermeranno anche Musikang in seno alla squadra tedesca, perché ha fatto una scelta fallimentare. Tra l'altro abbiamo detto che insomma se non c'era Fischer a salvare il baraccone, dai, Greiss ha vinto una medaglia d'oro, tra gli uomini vanno bene, tra le donne c'è stato l'argento di Glagov, però qui hanno sprecato un'occasione. Comunque sono fatti che alla fine ci riguardano poco, vediamo se il Grete Poré nell'ultimo poligono riesce a non commettere errori ed andare davanti, però non ci dimentichiamo anche altre atlete. Delle italiane soprattutto. Esatto, tra cui Natalie Santer che aveva commesso un errore al primo poligono e ne ha commesso un altro al secondo, totale due errori, la miglior prestazione al poligono di Natalie in questa stagione, può essere contenta anche perché potrebbero arrivare punti di Coppa del Mondo. Mentre c'è Liv Grete Poiré che arriva al secondo poligono, il suo tempo è buono considerato che ha dovuto effettuare un giro di penalità rispetto a Katova e a Baverell. C'è il re inquadrato di Norvegia, credo, quadratura troppo veloce per averne la totale certezza. Comunque Fremova sta rimontando nei confronti di Baverell nell'ultimo giro, ai 6 km c'erano praticamente tra le 2 e 5 decimi. Poiré, se non sbaglia, potrebbe essere medaglia d'oro. Guardate che sfortuna, trova la peggior condizione di vento al poligono, apre bene da destra. Anche Linda Tiorno ha commesso un errore. Sbaglia Liv Grete Poiré a causa del vento. L'ultimo però non lo sbaglia. La medaglia non la prende. Deve recuperare un'eternità. Difficile che possa prendere la medaglia. Intanto all'arrivo sempre Baverell con 2 secondi di vantaggio su Olofsson, 11 su Bailly che rischia di arrivare ai piedi del podio ma sarà molto pericolosa per l'inseguimento, e poi distacchi elevati per tutte le altre. Dato per scontato che se tanto vediamo arrivare la Katova nel finale, è dietro alla, e guardate quanto ha perso ancora nel finale, non ne ha più la Katova e addirittura finisce davanti alla Bailly ma dietro anche alla Olofsson, 8 e 8 dalla Baverell. Sì, però non è come la discesa dove Deneria ha fatto un miracolo, qua è veramente incredibile quello che succede con la Baverell al primo posto. E anche Zaitseva sta faticando nell'ultimo giro, quindi non arriverà la medaglia neanche per la russa più giovane in gara. Sta arrivando Zubrinova per il terzo posto davanti ad Akatova. Ce la fa, secondo me ce la fa per decimi probabilmente, se ce la fa. Vediamo un po', 39, è dietro invece per tre decimi. Poi dietro per tre decimi. Poi considerando che questa gara è propedeutica per l'inseguimento, per tornare alla Germania, avranno Cattiville che partirà con un buon tempo, paga 26 secondi nei confronti di Baverell, potrebbe recuperare, le altre sono staccate di un'eternità, ribadisco, secondo me qualcosa è stato sbagliato, però non sono io che alleno la squadra tedesca, forse lo farei meglio, forse no, non lo so, però comunque non avrei fatto un errore del genere. Mini spot. Vediamo inquadrata con il 75 la Haller, anche lei passata, andiamo a dare un aggiornamento per quanto riguarda il suo primo poligono. Haller nessun errore ma 32 secondi di distacco da Florence Baverell che aveva il miglior tempo dopo il primo poligono. Seguiamo Efremova che è a 1 minuto e 20 dalla medaglia d'oro praticamente, 1 minuto e 20 secondi per conquistare la medaglia d'oro. Vedremo se ce la farà, atleta che non ha mai vinto in Coppa del Mondo, un solo podio in carriera, sarebbe una sorpresa incredibile. Tanto quanto la Baverell. E forse di più. Boh, non lo so, in una sprint è meglio Fremova di Baverell, però Fremova raramente piazza un 10 su 10 in carriera, in una gara. Vediamola, sta dando tutto perché sa davvero di giocarsi qualcosa di pesantissimo. Comunque è incredibile come Norvegia con Liv Grete Poiré, Germania soprattutto in blocco e Russia idem rischiano di non avere presenza sul podio. C'è Florence Baverell che sta festeggiando perché si rende conto che la Efremova probabilmente è in ritardo a questo punto. Vediamo, manca un rettilineo finale, 30 secondi per Efremova per concludere la prova e probabilmente non ce la farà. Vediamo comunque, insomma, mi sembra anche un po' affaticata la russa, mancano 200 metri più o meno. Seguiamo l'arrivo dell'Efremova e poi
proveremo a dare più spazio alle email, ma è stata una gara davvero da risvolti particolari in tutti i sensi. E dietro anche a Olofsson. Sì, esatto, va al terzo posto la Efremova per 2-3 secondi davanti a Akatova, infatti è così. 6-6 di ritardo, sono tutte le vicine, non ci crede la Baverell. A questo punto direi che è fatta per la Baverell, Massimiliano. Baverell, 9 podi in carriera, 5 volte seconda, 4 volte terza, arriva la soddisfazione della medaglia d'oro. Impronosticabile la vigilia, Florence Baverell ha pescato la gara della vita. Complimenti a lei, senz'altro, perché oggi è stata perfetta. Festeggia anche l'allenatore dell'Ucraina e non potrebbe essere diversamente, potrebbe esserci medaglia per Efremova. Direi che di quelle che arrivano da dietro nessuna la può spodestare da quella terza posizione che occupa in questo momento, neanche Zaitseva, che nell'ultimo giro è andata con il freno a mano tirato. Boh, io una gara così non l'avevo mai vista. Sì, ovviamente i valori in campo non sono questi, e mi sembra superfluo sottolinearlo. Però, considerando che questa gara sarà importante anche per l'inseguimento che si disputerà nei prossimi giorni, c'è il rischio di vedere altre medaglie a sorpresa, anche se Bahia e Willem, che in questo momento sono sesta e settima, non sono poi così lontane da Baverell. No, questo è vero. E anche Olofsson, che è quinta, non dimentichiamo che Olofsson è quinta, staccata di 9 secondi da Baverell. Adesso poi facciamo un check sulla situazione. Scusa, di 9 secondi, scusa. Olofsson è seconda all'arrivo, staccata di 2 secondi. Era quinta ai 6,7 km, per cui ha fatto uno sprint formidabile per salire sul podio. E Zaitseva che arriva lei al nono posto davanti alla Ichmuratova al traguardo. Ponza che è dodicesima. Ponza potrebbe recuperare nella gara in seguimento, dipende come saranno le condizioni meteo, e soprattutto a questo punto veramente è difficile fare un pronostico, perché oggi anche a essere veramente degli indovini non ci si prendeva comunque. Sì, beh, non ci si prendeva perché sono cambiate le condizioni e conseguentemente tutti i valori in campo sono saltati. Questa è una gara non regolarissima, però alla fine una gara come le altre, segna la medaglia olimpica. La prova è stata vinta da Baverell davanti ad Olofsson e Lilia Efremova, e tra l'altro ai piedi del podio c'è una serie di atlete di altissimo livello. Le elenchiamo: Akatova quarta, Zubrilova quinta, Bahi sesta, Willem settima, gente che qualcosina in carriera ha vinto. Comunque, per spiegare il discorso di Uwe Mustigang, è un po' come giocare a un tavolo alla roulette, dove scommetti su due o tre numeri, però ti copri in qualche modo. Ecco, Mustigang non si è coperto, non ha, come dire, cercato una soluzione di emergenza nel caso in cui le cose cambiassero. Questo è l'abbraccio tra Baverell e il marito Julien Robert, che gareggia anche lui nel biathlon in campo maschile. I due hanno una caratteristica, sono tra i tre migliori tiratori in assoluto del circuito, e spesso e volentieri sono in gara per chi spara meglio. Oggi però direi che, al di là delle sfide nel tiro, la famiglia Robert festeggia qualcosa di più importante. Ragazzi, una medaglia d'oro. La Francia credo che non si aspettava, si aspettava di poter portare delle medaglie che non arrivano da Poiré, arrivano dal settore femminile. Tanto c'è anche Tora Berger attesa. Allora, irriconoscibile rispetto all'anno scorso. Assolutamente sì. Allora, Adriana da Trieste dice: caso Piglieva mi fa arrabbiare, per non dire di peggio, davvero il biathlon non ne aveva bisogno, pubblico, posso dire che Dante Selva ce n'era di più? È vero. E allora, questa è una gara totalmente anomala. Intanto Haller ha commesso un errore al secondo poligono e paga 1 minuto e 53 nei confronti di Akatova, che era in testa dopo due poligoni, però poi è saltata completamente nell'ultimo giro. Guardate che finale di Grete Poiré, però con due errori non entrerà nelle prime 10 posizioni probabilmente. Questa è l'atleta sicuramente più frustrata del biathlon per come sono andate le prime due gare. Beh, abbastanza. Le condizioni che ha trovato lungo il tracciato erano ottimali, però ha sbagliato al poligono e paga. Guardate, con un errore in più rispetto a Michela Ponza, lei finisce appena davanti ed è anche lei allo stremo delle forze. Mini spot. Ma
Massimiliano, allora, Emilio da Napoli, era un'occasione d'oro oggi per Michela, è un vero peccato, grande errore per la Germania, ma se la situazione fosse stata inversa avrebbero fatto una grande mossa, no? Dice, però beh, forse date le circostanze potevano pensarci prima. Io dico una cosa, Ulrich questo errore non l'avrebbe mai fatto. Assolutamente no, ma comunque facevi partire due atlete nei primi due gruppi e ne mettevi due magari nell'ultimo gruppo, nel penultimo, però non quattro con i primi 25 numeri o 27 che dir si voglia, perché comunque ti sei giocato male la carta Diesel, la carta Glagov, potevi lasciare lì Appel e Willem, ma insomma è un errore da principiante, mi viene da dire. Poi Uwe Mussingen è un grande tecnico, ha Willem in prima posizione nella classifica di Coppa del Mondo, Diesel in seconda, Glagov in quarta, ci mancherebbe altro, però oggi secondo me ha sbagliato. Sono totalmente d'accordo con te, io tra l'altro l'avevamo anticipato poi, quando abbiamo visto che la gara cambiava, tu hai visto che arrivava il sole, e questi sono tutti fattori molto importanti. Io penso di averlo detto in tempi non sospetti, però quando vedi una Martina Glagov 17esima con un errore a un minuto di distacco da Baverel e non dico Livgrete Poiré, forse c'è qualcosa che non va. Allora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi torniamo per dare spazio alle vostre email, tra poco. Di nuovo in diretta con le immagini da Cesana, dove si è compiuto davvero uno dei giorni più strani e anche non piacevoli della storia del biathlon, sicuramente per quanto riguarda un'epoca recente. Renato da Bologna dice: devo constatare che uno dei vantaggi della partenza in linea è che le condizioni della neve e meteo sono uguali per tutti, senza avere questo tipo di variazione ambientale per cambio repentino delle condizioni, da neve mista, acqua a sole. E dice: mi sono messo davanti tardi alla TV, che è successo con le russe? Niente di nuovo sotto il sole? Sotto il sole è tutto di nuovo, come gara, invece sotto altri aspetti no. Sì, niente di nuovo sotto il sole, comunque l'unica favorita della vigilia che sale sul podio è Anna Karin Olofsson, che è seconda per due decimi, una buona prova quella di Olofsson, che diventa una delle favorite per l'inseguimento, però attenzione che l'inseguimento sarà una battaglia, perché ci sono 8 atleti in 20 secondi, con Nazarova che è ottava, 21 secondi, 8 decimi dalla Baverel. E la Francia femminile non aveva mai vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi in prove individuali, e oggi è la prima volta, per cui senz'altro la gioia per Baverel sarà enorme. Consuelo da Genova, su invito della mamma, sosterrebbe la candidatura a Massimiliano in quanto a tecnico degli sport invernali, in particolare dello sci nordico, dice... Ma di che squadra? Vabbè. Ah, è squadra italiana? Ah, sì, sarebbe interessante. E comunque è un patrimonio Ambesi, questo è dovunque lo mettiamo è comunque un patrimonio, insomma, questo ci può stare. E poi dice: non arrabbiarti per il tedesco se è un Pinocchio, dice Consuelo. Ricordo l'indirizzo per scrivere a diretta @eurosport.com, non so quanto spazio avremo ancora a disposizione, ma vediamo di sfruttarlo per dare lettura alla vostra posta, mentre Massimiliano, questo è il principe di Norvegia, ecco, non c'è il re, c'è il principe. Beh, di Norvegia. Diciamo che hanno pochi motivi per festeggiare oggi, anche loro. Tanto allora Paola dice: vorrei stare tutto il giorno sul divano anche se si avvicina il mio esame. Festeggia la Francia come è stato nel secondo giorno di queste Olimpiadi, in occasione della discesa libera, e in qualche modo festeggia anche Eurosport, perché come sapete la sede è a Parigi ed è francese. Ed è la seconda medaglia d'oro per la Francia, la prima in prove individuali e la seconda tenendo presente anche le staffette. Le donne vinsero nel 1992 all'SSI in casa, quindi durante le Olimpiadi di Albertville. Invece il settore maschile da questo punto di vista è ancora un po' indietro, malgrado poi gli uomini abbiano vinto di più nelle gare di Coppa del Mondo. Adriana dice: se avesse continuato a nevicare però avrebbe avuto ragione il tedesco, però così non è stato. Sì, esatto, però il concetto era mettere due atlete nei primi gruppi e due atlete negli ultimi, in modo da coprirsi le spalle, come giustamente dicevi tu in precedenza, quando giochi alla roulette magari ti copri. Se non vuoi perdere tutto, insomma, se vuoi avere un minor rischio da questo punto di vista.
tanto chiaramente si sprecano le interviste di immagino France 2 per la Baverelle. Dario, questa stagione è stata quella degli eterni secondi. Rimesh Muratova, che era salita 21 volte sul podio senza mai vincere, di punto in bianco vince in Coppa del Mondo e poi medaglia d'oro alle Olimpiadi. Poi la Pedersen. Hilde Pedersen, tra mondiali, Coppa del Mondo, eccetera, anche lei 12 podi, ha vinto ad Otepe e poi una medaglia oggi. Però la vittoria mancava, è arrivata. E poi questa signora qui, anche lei, 9 podi in Coppa del Mondo, ma è una vittoria. Nessuno avrebbe scommesso che sarebbe arrivata puntualmente, Olimpiadi, gara della vita, medaglia d'oro. Forse c'è qualcosa che sta girando, però questa ormai è una statistica che, voglio dire, ha diversi riscontri, perché poi c'è qualcun altro che adesso non mi viene in mente e mi ricorderò a breve. Non so come spiegarvelo, evidentemente gli eterni secondi finalmente trovano il filo di volta per vincere. Se non sbaglio anche De Frasne ha vinto per la prima volta in carriera. Bravo, anche lui, un altro piazzatissimo. Ci prendiamo una tredicesima con 56 secondi di distacco nei confronti di Baverelle, deve sperare comunque negli errori di quelle che sono davanti, questo è chiaro, perché sennò non si va da nessuna parte. Comunque un piazzamento nei 10 alle Olimpiadi, a mio avviso, è un grandissimo risultato. Comunque, oggi sul podio tre atlete che medaglie alle Olimpiadi non avevano mai conquistate, per cui già questo è un risultato in controtendenza. Tre new entry dunque in casa Olimpiadi per quanto riguarda il biathlon, con la Baverelle che ha la meglio di per due secondi e quattro decimi sulla Olofsson, sicuramente la più nobile delle atlete sul podio oggi. La Efremova invece 6 secondi e 6 di ritardo dalla francese è bronzo, mentre non è medaglia per la Katova, che comunque nel corso della gara ne ha vinta un'altra, quella della individuale, non è medaglia per 2 secondi e 2 decimi. La migliore delle italiane, l'abbiamo già detto, è Michela Ponza, tredicesima staccata, come abbiamo già ribadito.